Siamo qui con Elena Stancanelli, la scrittrice del libro che ha appena presentato qui al Salone del Libro, La Femmina Nuda. E volevamo chiederle appunto questo titolo, come l'ha trovato, come l'ha inventato? Questo titolo, allora, prima si chiamava La Donna Nuda, diciamo il titolo di lavoro, quello con cui ho lavorato negli anni in cui l'ho scritto era La Donna Nuda, poi però volevo qualcosa che fosse più brutale, più proprio che identificasse proprio la femmina della specie, proprio non appunto l'essere umano, e quindi è venuto fuori questa cosa qua. E mentre scriveva il libro dell'ossessione, quindi della protagonista che è Anna, le è mai capitato di compatire la sua storia e i suoi sentimenti? Guarda, io provo molto rispetto per tutte le forme di debolezza, e Anna ovviamente in questo caso mette in scena una grandissima debolezza, quindi sì, forse compassione è la parola giusta, appunto diciamo sì, una forma di bene, scusami, nel frattempo mi sta squillando te, una forma di bene. L'ultima domanda, poi la lascio, lei pensa che in questa ossessione di Anna rientri ancora la parola amore? Secondo me no, secondo me soltanto in una fase iniziale. Questa cosa prende origine dalla fine di una storia d'amore, ma poi diventa una questione di Anna con se stessa, col proprio corpo, con la propria età, con la propria identità. E diventa un'ossessione che si stacca completamente dalla questione dell'amore. Va bene, grazie mille. Grazie a voi. Grazie Elena Stancanelli, arrivederci.